Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Ciao a tutti, siamo Alexandra, Veronica e Alessia. Bentornati al secondo episodio del nostro podcast Coloriamo i discorsi. Oggi vi guideremo in un vortice di fiamme, passione, parleremo del colore dell'amore, del cuore. Oggi il fil rouge del nostro episodio sarà proprio il colore rosso. Iniziamo dall'espressione francese tirer à boulet rouge, in italiano sparare a zero o attaccare tutti. Questa si riferisce a proiettili rossastri, utilizzati in passato per colpire le navi nemiche durante le battaglie navali. Utilizzati in un contesto reale, seppur non troppo colloquiale, un esempio potrebbe essere: Vous ne pouvez pas tirer à boulet rouge si vous n'êtes pas sur une chose, ovvero non potete sparare a zero se non siete sicuri di una cosa. In inglese invece ci ha colpito molto l'espressione to paint the town red, letteralmente dipingere la città di rosso, che si utilizza quando si decide di passare la notte fuori a divertirsi. Let's go dancing tonight and paint the town red, cioè andiamo a ballare stasera e divertiamoci. L'origine dell'espressione inglese è dibattuta. Alcuni sostengono che sia nata nel 1837, nelle parti di Melton Mowbray, cittadina a nord di Leicester. Secondo fonti dell'epoca, la sua origine è dovuta all'abitudine che avevano il marchese di Waterford e alcuni amici di ubriacarsi e di girare per la città, dipingendo i muri dei pub e delle case di rosso come simbolo di goliardia. Altri invece ritengono che l'espressione sia legata ad alcuni cacciatori, altri ancora che sia più antica, datando i primi utilizzi al 1500. In ogni caso, è attualmente una delle espressioni più utilizzate nell'inglese colloquiale. Un'altra espressione inglese abbastanza curiosa è Red Letter Day, letteralmente giorno segnato in rosso, che si usa per indicare un particolare giorno degno di nota, un giorno memorabile a causa di un evento positivo. Le origini di questa espressione sembrano essere legate all'abitudine cattolica di segnare in rosso le feste religiose sul calendario, come ad esempio Natale o Pasqua. Dal momento che queste festività indicavano momenti di libertà dal lavoro e dalle attività quotidiane, negli anni si è arrivati ad associarli all'idea di felicità e spensieratezza. Quali sono i vostri Red Letter Day? Fatecelo sapere! In russo abbiamo scoperto un'espressione molto interessante, ovvero Krasnoi ka krak, che può essere tradotta con il nostro rosso come un peperone. Qui c'è un chiaro riferimento al colore del volto di chi arrossisce per timidezza o vergogna. Ma l'aspetto più curioso è che in russo il termine rak significa gambero, quindi la similitudine alla base dell'espressione idiomatica non ha più a che fare con il peperone, ma con una parola diversa. Concludiamo con l'espressione tedesca rote Zahlen schreiben, il cui significato letterale è scrivere numeri rossi. Tale espressione indica l'azione di avere grosse perdite dal punto di vista economico, essere in debito. Il tutto sembra essere legato all'immaginario collettivo, secondo il quale il rosso è associato alle uscite e il nero alle entrate. Un esempio potrebbe essere Das Unternehmen schrieb in diesem Quartal erstmal rote Zahlen, cioè la società ha avuto perdite per la prima volta in questo trimestre. Si conclude così un altro viaggio che speriamo davvero vi sia piaciuto. Al prossimo episodio!